Allora, abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo analizzato un circuito fatto in questo modo. Ok, quindi un circuito che contiene un transistore bipolare NPN, me ne accorgo perché ha la freccia uscente sul terminale di emettitore, e abbiamo visto che questa rete serve a definire un punto di lavoro. Che cosa significa definire il punto di lavoro? Fissare in maniera univoca la corrente IC che scorre nel connettore e fissare la tensione VCE che sta tra i capi tra il collettore e l'emettitore. Quindi io con due batterie, VBE e VCC, definisco la corrente e la tensione sulla maglia dell'uscita. Quello che vogliamo vedere oggi è che cosa accade quando alla polarizzazione noi aggiungiamo un segnale. Lo scopo della polarizzazione, cioè di definire questa coppia, qual è? È quello di costringere il transistore a lavorare in regione attiva, possibilmente al centro della regione attiva, perché abbiamo visto, disegnando la caratteristica di trasferimento, che l'unica possibilità che io ho per trovare una relazione lineare tra la tensione dell'uscita e la tensione dell'ingresso è definire il punto di lavoro in regione attiva. Quindi la polarizzazione serve a questo. Adesso noi, oltre alla polarizzazione, aggiungiamo il segnale. Quindi teniamoci a mente che aver definito la corrente e la tensione in realtà ci ha permesso di definire tutte le correnti, perché le correnti sono tutte legate da costanti, diciamo. Ricordiamoci che la I con C la posso scrivere direttamente legata alla tensione tra base ed emettitore, la corrente di base come frazione della corrente di collettore, la corrente di emettitore ancora come frazione della corrente di collettore, e in più vedo dalla maglia dell'uscita che posso valutare la BCE con VCC meno RC IC. Quindi questo set di equazioni descrive tutte le tensioni e le correnti di questo circuito. Quindi noi partiamo da questa situazione e aggiungiamo in ingresso, quindi diciamo in serie a questa batteria, un segnale sinusoidale. Come abbiamo fatto per il MOSFET, quando noi abbiamo segnali DC e segnali sinusoidali, dobbiamo considerare le grandezze istantanee, che sono istante per istante somma delle due grandezze presenti. Quindi ricordatevi la notazione: maiuscolo, compendice maiuscolo è una grandezza DC, tutto minuscolo è il segnale, minuscolo, compendice maiuscolo è il valore istantaneo della grandezza. Quindi andiamo a considerare questo circuito qua. In effetti l'unica cosa che ho fatto è aggiungere un generatore di segnale sinusoidale.
vedete, quello che io poi troverò effettivamente tra il terminale di base e il terminale di emettitore è un segnale DE, che istante per istante è la somma di un segnale DC e di un segnale sinusoidale. Quindi se io andassi a disegnare questo segnale che io ho tra base ed emettitore, nel tempo io ho applicato una cosa di questo tipo qua, una componente DC di valore DBE e sovrapposta a questa un segnale sinusoidale. Quello che noi vogliamo fare è vedere che cosa otteniamo in termini di correnti e tensioni in questa condizione. VBE è questo segnale qua, la corrente di collettore istantanea io la potrò sempre scrivere con un'espressione di questo tipo, sempre esponenziale sarà con la tensione VBE, ma la VBE sarà la somma di questi due segnali. Quindi io potrò scrivere che la corrente di collettore istantanea è pari alla E elevato alla VBE su VT, ossia alla E elevato alla VBE di C più il segnale su VT. Cioè quello che cambia non è la forma dell'equazione, è l'esponente, che in questo caso è dato dalla somma di due tensioni. Questa quantità la posso ancora scrivere come E elevato a VBE statico per E elevato alla VBE su VT. Questo termine qua, P con S per E elevato a VBE su VT, non è altro che questo termine che noi avevamo qui, quindi rappresenta la corrente statica del circuito. Quindi questo lo posso ancora scrivere come la IC, questa volta statica, per E elevato a VBE su VT. Allora, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che istante per istante la corrente che io ho è legata al segnale che io ci ho messo in ingresso, ma è legata attraverso un esponenziale. Quindi non ho una relazione lineare tra le grandezze dell'ingresso e le grandezze dell'uscita. Allora, se resta così questa espressione, noi l'amplificatore lineare non lo possiamo fare. Però che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che il termine è elevato a VBE su VT è un termine del tipo E elevato a x, un generico E elevato a x. Ora, E elevato a x, se io lo vado a sviluppare in serie di Fourier, e nel caso in cui la x sia molto minore di 1, questa espressione io la posso approssimare con un'espressione del tipo 1 più x quadro mezzi, più termini che vanno via via a diminuire. Questo soltanto se x è molto minore di 1. In realtà, diciamo, la serie io la descrivo bene anche se mi arresto ai primi due termini. Questo che cosa significa? Che se io restringo il segnale in maniera tale che l'ampiezza VBE sia molto minore di VT, quindi se io mi metto nelle condizioni di VBE su VT molto minore di 1, ossia dell'ampiezza del segnale molto minore di VT, io posso considerare, anziché
il termine E elevato a VBE su VT, la somma 1 più INS, quindi 1 più VBE su VT. Ok? Quindi se io mi metto in questa condizione, che è la condizione di piccolo segnale, io questa corrente I con C la posso scrivere come I con C e al posto di E su E alla X posso considerare semplicemente i primi due termini della serie. Quindi la corrente la posso scrivere come IC più VBE IC su VT. Che cosa è cambiato? È cambiato che adesso, istante per istante, la corrente sarà data da due contributi, la corrente di polarizzazione e una corrente proporzionale direttamente, quindi linearmente, alla tensione di ingresso. Quindi ho linearizzato il problema. Chiaramente questo lo posso fare in queste condizioni. Che cosa significa questa condizione? Vi ricordate, VT è la tensione termica, sono 25 mV. Quindi questo significa che io potrò considerare l'ingresso al transistore bipolare soltanto segnali che hanno una ampiezza tra base e emettitore molto minore di 25 millivolt, quindi segnali del millivolt, non di più. In queste condizioni il circuito diventa lineare. Se ci soffermiamo soltanto sulla parte di segnale della corrente, che cosa vediamo? Che il coefficiente di proporzionalità tra la tensione dell'ingresso e la corrente che io tengo, chiaramente ha le dimensioni di una conduttanza. Questo termine qua viene denominato G con N transconduttanza di uscita ed è quindi pari a IC su VT. Allora mi scrivo, diciamo, qui questa relazione che ho trovato. Quindi che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che nelle condizioni di piccolo segnale la IC è somma di due contributi. La parte statica e una parte dinamica direttamente proporzionale al segnale che ci ho messo. Dove questo termine G con M, ve lo segno, non è altro che IC su VT. Che cosa succede delle altre componenti? Chiaramente questo è semplice ricavarsele perché le relazioni tra le correnti non sono cambiate. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io conosco la corrente IC, la corrente IB istantanea me la posso calcolare come IC su beta. La IC me la sono calcolata e quindi avrò IC su beta più IC su VT per G con L su beta, pardon, per VBE. Quindi che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto anche qui IC su beta e la corrente
di polarizzazione di base, più un termine proporzionale al segnale attraverso una quantità che a chi è pari? E C su beta è sempre IB, quindi è pari a IB su VT per VBE. Quindi chiaramente anche la corrente di base ha un termine DC e un termine AC lineare. Il fattore di proporzionalità ha ancora le dimensioni di una conduttanza, però per motivi che saranno chiari, diciamo, nel seguito, si preferisce scrivere questo termine, anziché come una conduttanza, come una resistenza, che viene denominata R pi greco e che quindi vale VT su IB. R pi greco prende il nome di resistenza di ingresso, questa è una R, forse non è proprio R pi greco. Quindi se io, diciamo, faccio questo ragionamento, la IB istantanea la posso scrivere come IB più VBE su R pi greco. Con R pi greco pari a VT su IB. L'altra aliquota di corrente che ci dobbiamo calcolare è la I con E, che possiamo scrivere come IC su alfa. Vi ricordate, alfa e beta sono queste, diciamo, quantità caratteristiche del transistore bipolare. Il beta vale da 50 a 1000 a seconda di come è realizzato il transistore, viene detto guadagno di corrente induttore comune. L'alfa è una quantità che, se il transistore è fatto bene, approssima a 1 e viene detto guadagno di corrente a base comune. Quindi questa equazione, se la esplicito, diventa C su VT su alfa per VP. E quindi IC su alfa è la I con E statica, più questa è ancora la I con E, per VP. Abbiamo ancora un termine di proporzionalità, anche questo termine qua si preferisce scriverlo come una resistenza. In questo caso qua, questa resistenza R con E, che è la resistenza di emettitore, sarà pari a VT su IE. Per cui noi potremo scrivere che la I con E è pari alla I con E statica più VBE su R con E, dove R con E è VT. G con N, R pi greco, R0, R con E e anche R0, la resistenza di uscita che abbiamo visto la volta scorsa, rappresentano i parametri differenziali del transistore. Tutti questi calcoli a che cosa ci portano? Ci portano a scrivere semplicemente anche la tensione che io mi trovo sull'uscita. Quindi la tensione, diciamo, VCE, che abbiamo visto essere pari a VCC meno RC I con C istantanea. Quindi pari a VCC meno RC, qua che ci devo mettere? I con C più G con M VBE. Se
vado a sviluppare, qua ci avrò BCC meno RCC meno G con M RC VBN. Questa è la BCE statica, questo è il segnale proporzionale al segnale di ingresso. Che cosa abbiamo ottenuto in definitiva? Io ho messo un segnale di ingresso VBE, ho ottenuto in uscita un segnale. Se io andassi a disegnare questa BCE sull'uscita, che cosa dovrei disegnare? Nel tempo la BCE istante per istante, chi è? È la BCE statica, quindi una tensione statica, a cui si sovrappone un segnale sinusoidale che rispetto a quello che io ci ho messo in ingresso è moltiplicato per G con M RC ed è col meno, quindi in opposizione di fase. Quindi io mi troverò un segnale che è una replica amplificata di quello che ci ho messo qua in opposizione di fase, sfasato di 180 gradi, amplificato del fattore G con M RC. Ok? Quindi io sono riuscita a ottenere una amplificazione lineare. Tutto questo è stato possibile ipotizzando questa condizione qua. Se io non sto in condizioni di piccolo segnale, tutto quello che abbiamo detto non vale. Ok? Notate la differenza col MOSFET. Anche nel MOSFET abbiamo definito una condizione di piccolo segnale, ma quella dipendeva dalla tensione che ci mettevamo noi anche, VGS meno VT. In questo caso qua noi non possiamo fare nulla, la condizione di piccolo segnale è riferita a una grandezza fisica che vale a quella temperatura, a quel valore e basta. Quindi sicuramente col transistore bipolare noi possiamo amplificare segnali di ampiezza minore. Ok? A che cosa ci è servito trovare questo set di equazioni? Ci serve perché a partire dal comportamento rispetto al segnale noi possiamo ottenere un modello del transistore bipolare. Qual è la questione? Noi che cosa vediamo da qua? Se io metto una polarizzazione, un segnale, il sistema è lineare, quindi io posso risolvere la parte statica a sé e poi posso risolvere la parte dinamica e poi sommare i risultati. Questo significa che il sistema è lineare, che io lo posso risolvere con la sovrapposizione degli effetti. Queste equazioni però, se io guardo la sola parte di segnale, mi dicono pure che io, anziché andare a mettere il transistore e scrivere delle equazioni, posso modellare la parte di segnale, quindi questa parte qua, considerando una rete che si comporti esattamente allo stesso modo. Questa rete rappresenta il modello equivalente del transistore a piccolo segnale. Volevo far notare, prima di vedere questo, che chiaramente le correnti sono tutte legate, quindi presumibilmente anche queste quantità devono avere delle relazioni tra di loro. Ad esempio possiamo vedere che sono legate la R con E e la R con Y. Che cosa intendo? La R con E come l'abbiamo valutata? Come VT su IE. Ma la IE io come la posso anche scrivere? La I con E è pari alla I con C più I con B. La I con C è beta I B. Quindi la corrente di emettitore io la posso sempre scrivere come IB
per 1 più beta. Quindi questa R con E io la posso scrivere come Vt fratto 1 più beta di B. Ma Vt sui B è proprio la R pi greco. Quindi questa qua è pari alla R pi greco diviso 1 più beta. Questa espressione ricordatevela, perché questa, che si chiama, poi vedremo, la regola della riflessione, consente di, diciamo, semplificare un po' l'analisi dei circuiti a transistore. Un'altra relazione notevole che c'è stata tra questi parametri, che pure, diciamo, si usa spesso poi nella pratica, è la relazione che c'è stata tra il prodotto Rπ greco per G con M. Rπ greco chi è? Lo teniamo lì, Vt su B. G con M è il C su Vt. Vt e Vt vanno via. Questo è pari proprio a C su B, quindi è proprio il beta del transistore. Quindi Rπ greco per G con M è il beta. Questo fatto che le correnti sono legate, noi ce lo dobbiamo ricordare, perché anche nell'analisi dei circuiti, questo, diciamo, se uno sfrutta questo fatto, semplifica di molto poi il tipo di calcoli che deve andare a fare. Non sono tre correnti indipendenti, sono tre correnti legate da fattori di proporzionalità. Quindi, detto questo, concentriamoci sulla sola parte di segnale. Visto che la parte statica, diciamo, sappiamo come risolvere. Quindi per il segnale la EC è G con M di BE, la IB è pari a BBF per P greco, la I con E è pari a BBE su R con E. Questo. Quindi il transistore si comporta in questo modo. Se io trovo una rete che si comporta allo stesso modo per il segnale, io posso sostituire al dispositivo il modello equivalente. Allora io lo disegno il modello equivalente e poi verifichiamo che effettivamente le due cose si equivalgono. Consideriamo questo circuito qua. Allora, se io prendo questo circuito che ha un doppio bipolo, va bene? Questo qua. E assegno positivo il verso della corrente di base, il verso della corrente di conduttore e positivo il verso della corrente di emettitore uscente. In sostanza questo è l'emettitore, no? Allora, che cosa, come si comporta questa rete? Questa corrente, questa
rete, a questo terminale che io chiamo connettore, che ha una corrente entrante che a chi è uguale. Io qui ho messo un generatore di corrente dipendente. Quindi la corrente di connettore è pari a G con M di VE. All'ingresso che cosa ho? Ho messo una resistenza RP greco che sta tra base ed emettitore, per cui la corrente che entra in questo terminale che ho chiamato base sarà VE su RP greco. Quindi esattamente le prime due equazioni che tengo qua. Ok? Quindi questa rete si comporta come questo set di equazioni. Andiamo a verificare che anche la terza relazione sia, diciamo, coerente. Cosa mi devo calcolare? Mi devo calcolare la I con E. Ma la I con E chi è? È la corrente che passa in questo terminale di emettitore, che chiaramente è la somma di questa corrente di base più la corrente di collettore. Quindi come me la posso scrivere? Come? G con M VBE più VBE su RP greco. E quindi se vado a mettere in evidenza VBE come G con M RP greco più 1 fratto RP greco. Quindi questa corrente di emettitore che mi risulta da questa rete, G con M RP greco, abbiamo detto il beta del transistore, quindi abbiamo VBE su RP greco per 1 più beta, che non è altro che la R con E che abbiamo visto prima. Quindi questo coincide con VBE su R con E. Quindi a tutti gli effetti la rete si comporta come le preequazioni che abbiamo trovato per il transistore bipolare. Se io volessi rendere più precisa questa descrizione del funzionamento del transistore, di che cosa mi dovrei ricordare? Mi dovrei ricordare che nel mio punto di partenza io ho utilizzato un'espressione della corrente di collettore che non è esatta. Perché? Perché abbiamo trascurato il fatto che la corrente di collettore nei dispositivi reali non è esattamente costante con la tensione di uscita, cioè non dipende solo dalla VBE, ma c'ha una dipendenza di tipo resistivo con la tensione di uscita. Abbiamo visto che io ne posso tenere conto aggiungendo un termine correttivo. Abbiamo visto che l'aggiunta di questo termine correttivo in realtà non è altro che una resistenza che abbiamo chiamato R0, che si può calcolare come la tensione di Irving sulla corrente di collettore, che sta tra collettore ed emettitore. Ok? Quindi se io voglio una descrizione più precisa di questo modello, quello che devo fare è ricordarmi che qua io ho anche la resistenza R0. In questo modo tengo conto anche del fatto che la corrente di collettore sale, cresce un po' al crescere della BCE. Questo è il modello a piccolo segnale a medie frequenze, perché non abbiamo tenuto in conto l'effetto delle capacità presenti all'interno del dispositivo.
questo modello disegnato così prende il nome di modello a chi greco. Ora, il vostro libro porta anche un altro modello, derivabile comunque dallo stesso set di equazioni, che è il modello a T. Se noi vediamo bene, noi siamo partiti da queste tre equazioni. Perché ci è venuto un modello con questa forma? Perché io ho scelto in qualche maniera, avendo tre equazioni a disposizione, di esplicitare queste due e ricavarmi la terza come somma delle due precedenti. Però questa non è l'unica scelta che io posso fare. Se io faccio una scelta diversa, ottengo un modello che nella forma è diverso, chiaramente non nella sostanza, sempre modelli equivalenti. Perché uno ha due modelli a disposizione? Perché a seconda della complessità della rete può essere più semplice sostituire al posto del dispositivo questo modello o quest'altro che adesso vediamo che è il modello equivalente a T. Anche in questo caso io lo disegno e poi verifichiamo che effettivamente si comporta come atteso. Anche questo modello qua schematizza il transistore bipolare. Verifichiamo che effettivamente questo schema, descrive questo tipo di comportamento. Se questo è il terminale di collettore, se io prendo entrante positiva la corrente qua dentro, la corrente di collettore è G con LPBE, è un generatore di corrente, quindi su questo non c'è dubbio. Dopodiché qua c'ho la base, qua c'è l'emettitore, quindi questa è la tensione VBE. Se noi consideriamo positiva la corrente uscente dall'emettitore, vediamo subito che I con E è pari a VBE su R con E. Questa è la tensione, questa è la resistenza, quindi questa è la relazione che ci sta. Dovrei verificare che per questo circuito è vera anche questa condizione qua, quella sulla corrente di base. Quindi lo posso fare come? Come la posso scrivere? La corrente di base, che vi ricordo è positiva entrante. Questo perché io posso vedere il transistore come un macronodo in cui ho queste correnti, ok? Allora la corrente di base io come la posso scrivere? Come la corrente di emettitore meno la corrente di collettore. La corrente di emettitore l'abbiamo scritta così, meno G con M VBE. Se mi ricordo queste espressioni, la R con E
la posso scrivere come la R pi greco per 1 più beta meno G con M di B. Se vado a evidenziare la BB, che cosa ottengo qua? 1 più beta meno RP greco per G con M e ancora il beta diviso RP greco, ossia BB su RP greco. Insomma, come lo guardo? Lo guardo o questo circuito, che è il modello equivalente a T, o quello di prima, che è il modello equivalente a pi greco, riproducono esattamente il funzionamento del transistore bipolare per il segnale. Questo è il modello equivalente a T. Se uno trova comodo usare questo modello nella particolare rete che risolve, può usare questo modello. Un'ultima cosa che vi volevo dire è che nella prassi, poiché quando io ho disegnato l'altro modello, la VBE è la tensione che insiste ai capi della resistenza che ho chiamato RP greco, per questo motivo generalmente si indica con VP greco la VBE. E quindi il generatore erogherà una corrente G con M VP greco. Quindi scrivo VP greco per ricordarmi che è la tensione ai capi di RP greco, ma è la VBE. Ok? È una questione di scrittura. Quindi in definitiva tutto quello che abbiamo detto a che cosa ci porta? Ci porta a dire che se io devo risolvere un circuito, chiaramente questo è un circuito semplice, poi vedremo gli amplificatori, come quello che ho fatto prima, un circuito così, dove io ho contemporaneamente la presenza del segnale, di un segnale e di una polarizzazione, io come posso risolvere questo problema? Quindi essenzialmente come posso caratterizzare l'amplificatore? Prima cosa, risolvo il punto statico. Il punto statico perché? La prima cosa è che io sia in condizione di piccolo segnale. Ok? Se io sono in condizione di piccolo segnale, cioè questa ampiezza VBE, che è quella che insiste qua, molto minore di VT, quindi con un segnale dell'ampiezza di 1000 volt, se io ho un segnale, un piccolo segnale, il circuito è un circuito lineare, quindi posso analizzarlo con la sovrapposizione degli effetti. Sovrapposizione degli effetti significa che io posso analizzare prima la sola parte statica. Quindi la prima cosa che io devo fare, isolo la parte statica del circuito, e risolvo questo circuito qua. Che significa risolvere questo circuito? Significa calcolarsi VC e VCE. Che me ne faccio di questa IC e VC che ho calcolato? Uno, dovrei verificare che sto lavorando in regione attiva, se no proprio tutto questo non ha senso. Due, cosa più importante, mi vado a calcolare i parametri differenziali, che sono questi qua. In genere ne bastano due. Basta che io mi calcoli questo e poi
Se conosco la tensione di Irli, mi vado a calcolare anche la tensione di Irli. La resistenza di uscita. Quindi io il punto statico mi serve per calcolarmi i parametri del modello. A questo punto vado a risolvere la parte AC, soltanto il segnale. La parte AC come la ottengo? La ottengo spegnendo i generatori DC. Ok? Quindi vado a considerare un circuito nel quale ho solo il segnale. E il generatore qua lo metto a massa, il generatore DBE non eroga più niente. A questo punto, questo circuito qua, anziché risolvermelo così, quindi andando a scrivere le equazioni del transistore, lo risolvo sostituendo al transistore il modello equivalente. Allora, nell'ipotesi in cui ho scelto di usare il modello a pi greco, io al transistore sostituisco questo. Questo è il transistore. A questo io ci devo disegnare la rete elettrica che ho. E quindi che cosa ho? C'ho l'emettitore a massa. Lato della base c'ho il segnale che va a massa, anch'esso. Al collettore ho la resistenza RC che va a massa. La tensione che io mi voglio andare a calcolare, la tensione di uscita, è la tensione tra il collettore e la massa. Quindi ancora questa tensione qua. Diciamo VC, come l'abbiamo chiamata, fino a VCE. Quanto vale la VCE? Vedete che adesso è molto semplice calcolarla. Perché la VCE chi è? Beh, in questo caso abbiamo pure la R0, noi non l'avevamo considerata prima quando abbiamo fatto il caso dell'analisi con le equazioni, ma chi è? È R per C. R per I, chiaramente con segno cambiato, quindi meno G con R, VP greco, RC. La VP greco è esattamente la VPE che ci abbiamo messo. Lo vedete da qua, e quindi abbiamo ottenuto il risultato di prima in una maniera immediata, cioè risolvendo non una rete lineare. Ok, quindi otteniamo da là la parte statica, da qua otteniamo immediatamente che io ho in uscita una tensione proporzionale all'ingresso attraverso un fattore che è G con R per C. Ok? Quindi questa, diciamo, è la base di partenza che serve poi a fare gli amplificatori a transistori bipolari.